Si è concluso nel circuito di Sassello in provincia di Savona il quarto round del Trofeo Italia 4x4 UNICEF. Con 24 equipaggi al via provenienti da ogni regione, l'organizzazione del Sarzana Fuoristrada ha dato il via a due giorni di puro off-road nella pista di Sassello, definita dai veterani della disciplina la pista perfetta. Finalmente siamo a Sassello, dico finalmente perché la pista di Sassello è amata parecchio dai piloti e anche da noi. Quarta prova del Trofeo Italia 4x4 MSP, organizzata dal Sarzana Fuoristrada, nello specifico da Marchi Daniele, con tutto il nostro staff, i nostri soci di club che ci danno una mano. Il tempo è perfetto, direi. Né polvere, né fango, né pioggia, finalmente. Siamo parecchi iscritti, proprio perché la pista di Sassello piace tanto ai piloti. Caratteristiche di questa pista? Veloce, c'è dei bei salitoni, curve molto piace, perché c'è delle curve belle ampie da fare in spazzolata, salti morbidi. Piace, è una bella pista. Nella categoria preparati vince il veterano, nonostante la giovane età, Manuel Pè. Nella prima manche non riesce ad esprimersi al meglio, mettendo in discussione l'intera tappa, ma riesce nelle successive tre manche ad ottenere tempi sempre migliori, facendo registrare un tempo totale nelle tre migliori manche di 19 minuti e 36 secondi, che valgono il primo posto di categoria. Siamo super caldi. Bravo, come è andata la prima parte? Molto bene, siamo in testa, abbiamo giocato due errori, però siamo messi bene, dai. Adesso vediamo di fare tutto il possibile. Bene, dai. Bocca al lupo, dai. Crepe. Tanti volti nuovi che hanno voluto mettersi in gioco in questo trofeo. Debutto assoluto invece per il giovanissimo Stefano Costa, di soli 15 anni, che si è messo brillantemente alla guida su Suzuki in categoria preparati con l'esperienza di suo padre come navigatore. Allora, com'è andata la prima manche, ragazzi? Bene, bene, molto sporca, molto scivolosa, però bene, bene. Abbastanza veloce, ho visto, rispetto ad altre volte. Divertente, molto divertente, guidata, bella, bella gara. Prima volta per te qui? Prima volta, sì. Prima volta e hai il navigatore più esperto. Dobbiamo fare poi. Sì. La largo i giovani, bisogna fare spazio ai giovani. Dopo le prime due manche girate con tempi lunghi, riesce nella terza e quarta manche a far registrare tempi molto buoni, scavalcando posizioni in classifica, raggiungendo il podio con un ottimo secondo posto finale. Terza manche. Bene, va bene, bene. Sì. Più asciutta, più pulita. Veloce. Adesso dai. Puoi darci dentro, sta migliorando? Sta migliorando. Cresce. Bravo, dai. Un altro debuttante in una gara ufficiale per Lorenzo Viannello e la sua navigatrice. Nella categoria preparati su Suzuki hanno girato con ottimi tempi in tutte e quattro le manche, con tempi in sensibile miglioramento rispetto alla prima manche, servita per testare pista e mezzo. Per loro un brillante terzo posto in classifica. Voi è la prima volta, mi hanno detto. Prima, giusto? Volta al trofeo, sì, prima. Sì. Avete fatto altri trofei? Io faccio la formula nel CVF, formula classica. Okay. Io prima volta. Lei prima volta navigatrice. E com'è andata come prima volta? Bene, emozionante. Sì? Sì. Bene, dai. Difficile, bisogna ricordarsi la pista, sono emozionata. Se la cava bene? Sì, va bene, dai. Bisogna essere cazzuti. Gridare, farsi sentire. Bello, bello, bella esperienza. Mezzo ben preparato, vedo. Facciamo quello che riusciamo. C'è su 1003 preparato, ammortizzatori scola, balestre Bosa, roba, semplicissimo, proprio la vecchia scuola. Semplice ma va bene. Vecchia scuola, stiamo provando il motore. Vediamo come va.
Allora, ci siamo? Ci siamo. Come siete messi in classifica? Lo sapete già? Secondi. Adesso, per ora, secondi. Bene. Mantenete, anzi. Proviamo. Quarto posto per Monia Manfredi, considerata un'esperta della disciplina. Partita male nella prima manche, per alcuni rallentamenti obbligati, riesce a recuperare secondi preziosi nella successiva manche. Ah, dai, abbastanza bene, qualche inconveniente, ma andiamo bene, dai. La macchina va bene, sono contenta. Come si è messa in classifica? Non bene, però ho perso un po' di tempo. Recupera lei. Male la terza manche per problemi meccanici, riesce comunque a rimettersi in pista per la quarta ed ultima manche, facendo registrare un ottimo tempo non sufficiente per salire sul podio di categoria. Per lei un quarto posto sofferto. Allora, com'è andata? Bellissima. Sì, gara finita, posizione classifica. Male, però non c'è una bici, comunque sono importante questa. Nella categoria preparati Evo, primo posto per Alessandro Campora, gira sempre sotto i 7 minuti, facendo registrare tempi eccellenti in tutte le manche, uno dei pochi a scendere sotto i 6 minuti nella terza manche. Per lui un tempo totale di 18 minuti e 54 secondi. Allora ragazzi, come va? Prima manche finita? Sì, abbastanza bene. Diciamo, abbiamo avuto qualche problemino sull'anteriore, ma dovuto a ieri che abbiamo rotto, però sembra sistemata, dai. Ok, dai. Adesso siete per la seconda manche, pronti, sì, a partire? Pronti. Navigatore? Da posto. Ok, dai. Siete pronti per vincere? Speriamo. Speriamo, sì. L'importante è divertirsi. Non si può vedere però, Non stavolta, non si può vedere, poi basta. Ero qui apposta che guardavo io. Vediamo quello qua che va forte. E allora che è successo? Moscerino, c'era un moscerino. Nell'occhio mi ho fatto così. La tua bagaglia. La classifica comunque com'è andata? Non lo so, bene penso, però questa era meglio. Nella categoria protomoto, con 5 equipaggi allo start, è stata una gara piena di colpi di scena e combattuta fino all'ultima curva. Quinto posto per Davide De Maria, che in tutte e quattro le manche non riesce mai a scendere sotto i 6 minuti. Per lui un tempo totale di 18 minuti e 23 secondi. Sfiora il podio Riccardo Bottaro, gira molto forte nelle prime tre manche, rimanendo sotto i 6 minuti. Nell'ultima manche fa registrare un tempo di oltre 6 minuti, perdendo secondi preziosi che lo estromettono dal podio per soli 10 secondi. Tutto bene. Numero 18. Divertiamoci. Su Suzuki? Più o meno. Tempo. Terzo posto per Davide Rabacchi, in una prova affrontata con particolare attenzione e giusta dose di abilità nella guida, ha disputato tutte e quattro le manche con tempi ben al di sotto dei 6 minuti, sufficienti per raggiungere il podio. Per lui un tempo totale di 17 minuti e 6 secondi. Seconda posizione per Francesco Moscati, spinge forte sin dalla prima manche su un terreno particolarmente morbido, guida attenta su un mezzo ben collaudato, ottimi tempi nelle ultime tre manche. Per lui primo posto sfumato per soli 17 secondi. Benissimo, perfetta la giornata. La pista com'è? Un po' di pioggia, la pista è bellissima, è una favola. Si può scivolare preciso quello che si vuole. Adesso c'è qualche goccia d'acqua, un po' più pesante. Sì, un po' di vedremo, esatto. La macchina invece va bene?
ho avuto qualche problema alla prima manche, che non entravano le marce, capita, ma speriamo di averlo messo a posto, dai. Grazie. Vince la quarta tappa del Trofeo d'Italia 4x4 Emanuele Lagrotteria. Splendida la sua performance, spettacolo e numerosi salti che hanno entusiasmato il pubblico presente. Per lui un tempo totale di 16 minuti e 25 secondi, nonostante i problemi meccanici fatti registrare nella terza manche. Nella categoria UTV, terzo posto per Francesco Indrozzi, bene la prima manche con un cronometro che si è fermato a 6 minuti e 30 secondi. Speriamo che tenga il tempo, speriamo che vada tutto bene. Dai. Rischia di piovere un po'. Ma se è così va bene, peggio speriamo di no. Invece il tuo mezzo? Speriamo che mi tenga, che mi porti alla fine. Per gravi problemi meccanici salta le successive 3 manche. Com'è andata? È andata che la prima manche mi si spento 4 volte e adesso vediamo se abbiamo risolto il problema, dai. Secondo posto per Claudio Esposto, fa registrare un tempo sopra i 6 minuti nella prima manche, decisamente migliori le successive 3, il cronometro ha fatto registrare sempre tempi sotto i 6 minuti. Beh, devo dire che è andata bene, continuavo a migliorare, come ho migliorato adesso anche la quarta ed ultima, per cui devo dire che le ultime 3 fantastiche. Ho dato il massimo, per cui più di così penso che non ce la faccio, anche perché 1000 aspirato, 110 cavalli, e già fa tanto e io lo tiro al limite, ecco, con dei bellissimi salti che tutti sanno, che non lo risparmio su quello. C'è da dire che va bene così, mi diverto. Vince la quarta tappa del Trofeo Francesco Vergari per la categoria UTV, con tempi sempre decisamente sotto i 6 minuti. Ottima prova la sua, guida veloce e sicura su un mezzo sempre affidabile, grazie al quale ha fatto registrare un tempo totale di 16 minuti e 3 secondi, il migliore della giornata. Francesco Vergari, finalmente finita la tappa, sì. Quarta manche, com'è andata oggi? Benissimo, credo di aver vinto almeno la categoria. Ok. L'abbiamo presa, il mezzo si è comportato bene oggi, grazie al team HRT di Quarrata che me l'hanno praticamente messo a puntino tappa. Ma scusami, tappa per tappa, quindi speriamo di. Fino adesso ero il primo, vediamo un po'. Invece il mezzo va bene. Sì, sì. Tranne all'ultimo, l'ho consumato tutto il variatore, tutto a posto, ringraziamo Dio. Tutta da vivere, la categoria dei prototipi, la più numerosa del trofeo con ben 11 equipaggi e nastri di partenza. Le prove sono state affrontate con particolare attenzione su un fondo asciutto ma reso più scivoloso per via di una leggera pioggia caduta tra la seconda e la terza manche. Problemi meccanici per Andrea Marchiori e Ivano Nicoletta hanno impedito loro di disputare una gara all'altezza delle loro potenzialità. Per loro solo 2 le manche correttamente disputate su 4, ben lontani dal podio. Perfetto! Benissimo! E prima manche com'è andata? Bene. La pista come la trovate? Molto bella, divertentissima. Abbastanza umida da... In certi punti anche un po' troppo, ma adesso è migliorata. Bocca al lupo. Grazie. Un altro volto nuovo che si è messo in gioco in questo trofeo è stato Camilla Cassina.
Quote rosa aumentate, gara decisamente soddisfacente per essere la prima. Allora, siamo con Camilla Dallisa, categoria prototipi, con voi sono aumentate le quote rosa. È andata bene. Sì, sì, è tutta una bella gara. Soddisfacente, direi di sì. Come prima gara è stata perfetta. Quattro match, l'avete finite tutte. Sì, sì, sì. Tempi sì, sì, anche abbastanza buoni, direi. Sì, sì. Ci siamo aggiustate. Però siamo contente, bella la pista, bella l'organizzazione, grazie a Daniele, alla moglie e a tutti i commissari e tutti quanti che comunque ci permettono di svolgere queste bellissime gare e speriamo di vederci la prossima volta. Mario Gilardi su Suzuki non disputa una delle sue migliori gare nonostante buoni tempi in tutte le manche. Ciao ragazzi, gara fantastica, macchina da testare, è la prima volta che la mettiamo in pista, che è stata rifatta, come sapete, sono contentissimo, anche perché ho fatto una manche in più, la macchina è perfetta. La pista, come sempre, Sassello ci regala delle emozioni particolari e spero di riuscire a continuare questo per qualche anno, anche perché io ho una certa età, siamo già arrivati a 60 e basta, sono contentissimo, 5 manche fatte, non potevo sperare di più. Buone le prove anche di Ivano Milano che disputa 3 manche su 4. Bene, bene, prima volta anche. Sì, con questa macchina qua sì. Come va la macchina? La macchina va bene, il pilota che non ce la fa. Ci proviamo. Alessandro Bianchi che gira con ottimi tempi per tutte e quattro le manche, facendo registrare un tempo totale sulle tre migliori manche disputate di 18 minuti e 30 secondi. Bianchi, categoria prototipi, finalmente finita, comandata oggi. Benissimo, mi sono divertito tantissimo, ero qua per questo e quindi meglio di così non potevo andare. Ho girato al massimo su tutte e quattro le manche, come tempi? No, non lo so, non guardo i tempi, sono qua solo per divertirmi. Sì. Macchina è andata bene, macchina nuova, quindi appena la uso da la seconda volta, quindi sono contentissimo. Bene Luca Righelli, anche lui costretto a disputare solo 3 manche su 4 per un problema meccanico. Tempi molto buoni sotto i 6 minuti gli permettono di ottenere un tempo totale di 17 minuti e 42 secondi. No, è andata molto bene, nonostante abbiamo deciso un po' all'ultimo di iscriverci in una categoria superiore, perché altrimenti eravamo un po' in pochi nella categoria per questa macchina. Allora niente, non mi stavo giocando niente, mi sono messo in gioco con altre 12 macchine e adesso andiamo a vedere com'è andata, però i tempi c'erano, ho spaccato il cambio, quindi ho perso una manche, però abbiamo sostituito immediatamente. Avete finito la gara, quindi abbiamo finito la gara. Tutto sì, è stato un bel regalo di compleanno, via, poi in quella pista qua. Storica per noi. Sì, tanta cioè, roba. L'unica gara dove ho fatto l'assoluta e per me era... Da dove venite voi? Parma. Parma. Cioè. Bene, dai, allora ci vediamo, se l'avete in casa, la prossima. Sasso Maggiore. Vicino, vicino. Assolutamente. Alla prossima, dai, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie. Decisamente combattuto il testa a testa tra William Miati e Renato Moscati. Si sarebbe intuito che sarebbe stata una sfida nella sfida a caccia del miglior tempo. Già nella prima manche il distacco era di soli 14 secondi a favore di Moscati, assottigliato nella seconda di soli 4 secondi a favore di Miati e un secondo nella terza manche. Siamo con Miati, finalmente finita la tappa. Com'è andata? Dopo quasi un anno che non usavo la macchina, finalmente sono riuscito a farmi di nuovo un giro. No, è stato bello, qua la Sassello è sempre bello, c'erano tante macchine, no, soddisfatto. La macchina ha risposto bene? Sì, 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 la macchina è stato a posto, qualche problemuccio, però niente di che. Sì, come tempi quelli ne ho 4-5 davanti, ma tutta gente che va forte, che cammina, che macchine con cilindrate più alte. Ma comunque no, va bene così. Bene, dai. Sono contento di. Grazie.
I due equipaggi si sono dati battaglia fino all'ultima manche, dove la spuntata Moscati, che per meno di un secondo agguanta l'ultimo posto disponibile per il podio. Allora come va? Tutto bene, quando si parte sempre bene. Adesso sta scendendo un po' d'acqua, pista un po' più pesante. Pesante per tutti. Secondo posto per Alberto Bonino, navigato per l'occasione da Luca Traina. Ah, ma allora ne approfittiamo, no? Come stai? Bene, bene, come va? Bene, bene, un'esperienza nuova. L'esperienza nuova. Molto elettrizzante. E tu sei già esperto, dai. Proprio, guarda, il più esperto. Bonino, come va la macchina? La macchina va bene, deve andare bene, perché con un navigatore così non posso permettermi di far brutta figura. Sono riuscito a dire, credo, due parole, sì, in tutta la prima manche. L'emozione della prima volta. Ma credo di sì, mi ha ricordato molto Altrimenti ci arrabbiamo, con Bud Spencer e Terence Hill, sai il pezzo della Dumbaghi? È vero. Soprattutto per la guida. Ma veramente, non me l'aspettavo, sai. Pensavo che solo mia suocera potesse essere invece... così aggressiva, invece anche l'off-road. Ora capisco che mia suocera non è poi così male, però. No, a parte gli scherzi, è una cosa fantastica, è veramente bello, l'esperienza dovrebbero provarla più persone possibile, credo. Grazie mille. Bellissima la sua gara, con tempi al di sotto dei 6 minuti, riesce a mantenere la seconda posizione con un vantaggio di 7 secondi e sfiora il primo posto per soli 14 secondi. Bonino, giusto due parole, patata. Beh, sono rimasto senza idroguida nell'ultima manche, ho tenuto i denti stretti e l'ho portata alla fine, adesso poi vedremo il tempo, ma non mi sono mai divertito tanto come oggi. Bella gara, dai. Grazie, grazie a tutti. Vince la classifica di giornata nella categoria prototipi Marco Loffredo, che si mette tutti gli equipaggi alle spalle fin dalla prima manche per un tempo complessivo di 16 minuti e 31 secondi. Tappa finita, come è andata? Tappa finita, è andata molto bene. Ho degli avversari molto forti, con molta esperienza, cosa che io non ho, però mi sono messo in gioco e vediamo adesso i tempi come vanno. Ma sei cavata bene, dai. Sì, ho concluso tutte le manche, fortunatamente. Sono molto contento della macchina, del team che mi segue. E niente, sono contentissimo. Ma la giornata è andata benissimo. Con il tempo che ci ha assistito, i piloti mi sembra si siano divertiti tutti, non abbiamo avuto grossi problemi e perciò loro si sono divertiti, noi pure, e il massimo di quello che ci si può aspettare da una gara di motorismo così amatoriale, ma fatto in maniera quasi professionale. Presenta la tappa anche Giancarlo Ponti, responsabile nazionale MSP Italia settore automobilismo, che ha voluto spiegare il perché l'Unicef è legato al trofeo Italia 4x4 UTV. Oggi colgo l'occasione per far dire due parole a Giancarlo Ponti, responsabile nazionale MSP Italia settore automobilismo. Sapete tutti che il nostro trofeo si chiama trofeo 4x4 UTV Unicef e vorrei proprio che Giancarlo ci raccontasse cosa comporta avere il nome Unicef associato al trofeo. Sì, diciamo che il nome Unicef è una garanzia per noi, è una cosa in più, e noi da vent'anni a questa parte ci teniamo a collaborare con questa associazione, soprattutto per i bambini che hanno problemi nel mondo, e i proventi, diciamo così, i ricavi che noi traiamo da questo trofeo, non solo da questo ma anche da tutti gli altri che organizziamo, li devolviamo proprio all'Unicef. Quindi ribadisco il fatto: sport, divertimento, ma soprattutto solidarietà, perché voglio dirlo, perché sono orgogliosa di questa cosa, anche il Sarzana Fuoristrada, l'organizzatore del trofeo, con i proventi rimasti dopo le spese e tutto, sostiene l'Aldi, che è un'associazione che porta avanti un progetto dopo di noi. E vuol dire, il dopo di noi sarebbe, sono tanti ragazzi portatori di handicap che non sono più ragazzi, ma sono già anziani, e i genitori sono proprio ormai vecchi. Dopo che non avranno più genitori, dove vanno? Quindi in Lunigiana, nella nostra terra, si sta proprio costruendo, ma fisicamente, una struttura che ospiterà
questi ragazzi portatori di handicap una volta rimasti soli. E il Sarzana Fuoristrada da anni ormai sostiene anche questo progetto. Quindi sport, divertimento, solidarietà. Va in archivio quindi la quarta tappa del Trofeo Italia 4x4 UTV Unicef e dà a tutti appuntamento a settembre in provincia di Parma.